Salve, scuole di ricamo. Vorrei vedere assieme a voi l'ora al giorno a colonnine. Allora, abbiamo appena visto una scuola precedente, l'orlo al giorno semplice. Adesso vediamo come si realizza l'orlo al giorno a colonnine. Siamo arrivati con l'orlo al giorno semplice alla fine di questo giro, lavorando da sinistra a destra, e abbiamo raggruppato l'ultimo mazzetto. Il filo quindi è accanto al mazzetto che ho appena chiuso. Devo portare il filo sul fronte opposto per fare l'orlo al giorno a colonnine e chiudere mazzetto per mazzetto sull'altro fronte. Allora, inserisco il filo dentro alla chiusura del mazzetto ultimo realizzato, così, passando l'ago sotto al filo che ha racchiuso il mazzetto. Lo porto in alto sull'altro fronte e lo affranco all'angolo che precede il mazzetto che devo chiudere sull'altro fronte. Faccio una doppia passata con un cappietto. Poi volto il lavoro, trovandomi sempre sul rovescio del lavoro, però sul fronte opposto a quello che ho appena lavorato. Lavorerò però anche come ho fatto in precedenza, partendo da sinistra e spostandomi verso destra e chiudendo i mazzetti alla base di quest'altro fronte, creando delle colonnine parallele. Andiamo a vedere come si fa. Allora, passo l'ago da destra verso sinistra, avvolgendo il mazzetto che ho già affrancato nel fronte opposto. In questo primo mazzetto vi ricordo che è racchiuso anche il filo di chiusura del giro della mia agugliata. Tiro il filo, quindi prendo due trame alla base della mia colonnina, del mio mazzetto, e tiro. E in questo modo blocco alla base opposta il mazzetto che ho già racchiuso nel fronte precedente. Naturalmente da questa parte il lavoro sarà più veloce perché non avrete bisogno di contare le trame perché i mazzetti sono già stati raggruppati. Quindi inserisco l'ago da destra verso sinistra, tiro il filo. Faccio un puntino prendendo soltanto due fili alla base della mia colonnina, tiro e la colonnina si chiude. Passo il filo, pizzico la stoffa alla base della colonnina, passo il filo, pizzico la stoffa alla base della colonnina, procedo in avanti, raccogliendo di volta in volta i mazzetti già bloccati alla fronte opposto e raggruppandoli nello stesso modo anche su quest'altra base, creando delle barrette o delle colonnine, se preferite, una accanto all'altra, in modo parallelo. Fate attenzione di raccogliere lo stesso numero di trame, dovete soltanto avvolgere il mazzetto che è già stato organizzato precedentemente, quindi non è difficile la manovra, e poi bloccarle alla base con un puntino che prende soltanto due trame ai piedi della colonnina. Cercate di prendere sempre lo stesso numero di trame alla base della colonnina in modo tale che i puntini che vengono realizzati rimangano sul dritto del lavoro tutti uguali, equidistanti e ordinati. Vi
pizzicate la stoffa, avvolgete la colonnina, pizzicate la stoffa, avvolgete la colonnina, e procedete in questo modo per tutti i mazzetti che avete avvolto sopra. Vediamo al dritto che cosa è accaduto. Ecco, vedete, i puntini sono tutti quanti uguali, perfetti, equidistanti, ordinati, ed è quello che rende un lavoro molto semplice, perché l'ora al giorno la base del ricamo è uno dei punti più semplici del ricamo, però quando è ben fatto dà sempre un bel effetto fresco e simpatico. Bene, andiamo a vedere come si chiude la gugliata quando finisce il filo. Bene, sto realizzando le mie ultime colonnine e la gugliata è quasi terminata. Allora vorrei vedere assieme a voi come faccio io per ripartire con una nuova gugliata senza far notare il passaggio sul lavoro. È vero che ci troviamo al rovescio del lavoro sul quale stiamo realizzando tutto quanto l'orlo al giorno, sia l'orlo al giorno normale che quello a colonnine, però anche il rovescio deve avere un certo ordine. Allora, ho fatto l'ultima colonnina e il filo è terminato. Allora, faccio sul puntino di base un altro puntino che blocco con un cappietto. Poi ripasso dentro al filo che ha chiuso la colonnina sopra, sotto, quindi blocco anche qui con un cappietto, poi inserisco l'ago dentro al foro dove è uscito il filo per realizzare l'orlo al giorno e lo passo dentro all'orlo. Naturalmente non si deve vedere né sotto né dalla parte opposta. Passo il mio ago più lontano possibile dal lavoro che sto realizzando, lo tiro fuori, accorcio il filo in esubero e ho bloccato il lavoro. Adesso devo aggiungere il nuovo filo. Questa è la mia nuova gugliata. Passo con l'ago sempre nell'orlo. Faccio scivolare tutto il filo dentro al mio orlo e continuo fin quando non sparisce, dopodiché con un puntino blocco il filo nel cappietto, passo l'ago, tiro, dopodiché lo passo dentro al filo, quello che ha unito il mazzetto. Poi mi riposiziono alla base e aggrappo l'ago attorno al mazzetto, comprendendo anche il filo della gugliata. Quindi faccio il puntino alla base del lavoro e riparto con le mie colonnine.
Il filo si vede leggermente perché è un po' più lucido rispetto al filo del tessuto, però vi ricordo che questo è il dietro, il davanti è questo, quindi rimane dietro e non si vede, si vede poco. Quindi proseguo con i miei mazzetti, chiudendoli uno ad uno e proseguendo la mia lavorazione così come l'avevo iniziata. Bene, sono arrivata all'angolo. Vediamo come si gestisce l'angolo con l'ora al giorno a colonnine. Devo realizzare i miei ultimi mazzetti del lato. Quindi riunisco il mazzetto alla base, faccio il puntino per bloccare. Di nuovo e mi avvicino all'angolo. Blocco. Penultimo mazzetto, penultima colonnina. Blocco. Ultima. Adesso io dovrei cambiare fronte e girarmi sull'altro lato. Allora, innanzitutto blocco esattamente qui nell'angolo e mi metto al centro dell'angolo prendendo due trame di lato e due trame di sotto. Blocco, mi volto. E ricomincio su quest'altro lato con un unico puntino inserito qui esattamente nell'angolo che mi dà l'opportunità di concludere questa e di iniziare la colonnina dell'altro fronte e poi ricomincio semplicemente unendo le colonnine alla loro base e facendo il puntino di lato dopo due trame, esattamente dopo due trame, per realizzare dei punti tutti uguali e equidistanti. E riprendo la mia lavorazione fino alla... Ecco, qui ne ho prese tre, per esempio. Ne prendo due. E quindi riprendo la mia lavorazione completando il giro. Vediamolo a dritto. Ecco, vedete che il lavoro è perfetto anche nell'angolo, il passaggio è perfettamente mimetizzato. Per ora non c'è altro, ci vediamo presto con un altro argomento. Vi saluto, grazie.